concludo un po' come diceva tutti e tutte, e soprattutto faccio le mie sentite e sincere condoglianze dopo 37 anni alla signora Alice. Condoglianze veramente. Una nota tragica, non si può festeggiare con la notte, io la notte io mi sveglio, basta la mia storia per dare i suoi qualità. Dopo 37 anni noi ci ricordiamo, abbiamo sperato che avesse avuto un'intenzione di sportività, anche di educazione civile per i giovani che sono lì dietro a noi, che saranno il futuro del nostro pianeta. Costui che ha fatto a me è l'uomo che ha rappresentato la sportività, la solidarietà, perché quella notte andò a calmare i tifosi, non solo gli ubriachini, ma anche gli inglesi. La barbarie, la stupidità umana ha fatto sì che sarà una notte che non dimenticheremo mai. Io ringrazio lui, ringrazio il mio amico Salvatore, che è un bulldog, non molla mai. Sono anni che insiste che vuole fare questa roba qua, al di là che era suo amico fraterno, ma lui è un uomo buono, è un uomo che ha tanto cuore, un cuore grosso, e tutte le volte pensa, era lì anche lui, tutte le volte pensa a quella notte lì, ha voluto rendere omaggio e onore al suo fratello Luigi. Facciamogli onore a lui perché ha voluto con insistenza dedicare a nome del popolo di Nicosia, Nicosini, si dice, Nicosiani, una piazza ai posteri a nome di questo Luigi, che rimarrà nella storia. L'importanza di questo nemico vuol dire dedicare la piazza a Luigi, passerà nella storia, sarà indimenticabile e indelebilmente nella storia. Io dobbiamo ringraziare sia lei che l'autorità e tutti i suoi collaboratori e collaboratrici che hanno voluto con la dedizione dare il nome di Luigi a questa piazza nel comune di Nicosia. Grazie mille per la accoglienza e l'ospitalità. Sani scegli ragazzi, è un paese fantastico.